E cari amici, la Valganna, guardate che bello, ma di là abbiamo già gli abitati che vanno verso Luino. Vedete quel pezzettino lì, il Lago Maggiore? Quindi qua, e poi di là addirittura i monti del Piemonte. Benissimo. E qua abbiamo le parti, guardate, tutto l'hotel. Incredibile, ma vero, un bellissimo, fantastico, strepitoso hotel che potrebbe tornare ai bellissimi tempi che furono, del 1900. Ebbene Mauri, continuiamo a fare un pezzettino. Presentami mentre faccio vedere la Valganna. Fai amici. Ah, bellissime porte. Fai vedere anche da lì. Proprio originali. Porte originali. E sempre motivi affrescati, fantastici. E qui, Mauri. Troppo bello, da lì Mauro, così si vede la Valganna. Questa è la valle nella quale abito, è troppo bello, voglio farvi vedere un po', giusto. Abitare in un posto così è fantastico. Benissimo. E si continua, cari amici, sempre bellissime stanze, qui all'Hotel Piambello, in Valganna Buareggio. Cari amici, siamo venuti dalla Valganna e qui saliamo a Boarezzo. Boarezzo ci aspetta. Di là si va qua sul monte, che avevamo fatto un urbex tempo addietro, e di qua Boarezzo. Con le nostre cose per fare compleanno del Mauri, ci siamo portati dietro torta e tutto ciò che occorre. La Valganna ci aspetta a Boarezzo. Cari amici, siamo alle curve che vanno verso Boarezzo, trofeo tre risotti relativo a gare chiaramente di ciclismo, e arriviamo a Boarezzo. Viva le donne in bici! Quella è la strada per Boarezzo, e viva le donne in bici, magari. Ed ecco queste belle statue, una cariatide e un talamone, nell'entrata del paese di Boarezzo. Siamo venuti da là e Boarezzo di qui. Boarezzo, monumento ai caduti, e adesso Hotel Piambello.
Quindi, cari amici, siamo all'Hotel Pianbello a Boarezzo, Valganna. Compleanno di youtuber Mauri, capitano a Barbadura, doveva essere fatto in un urbex. E qua abbiamo trovato il più bel posto, dove c'era della ceramica bellissima, delle mattonelle di ceramica azzurra e blu, tra l'azzurro e il blu, che sono bellissime. Quindi andava benissimo. Ebbene, adesso compleanno di youtuber Mauri. Mauri, bene. Niente, lo facciamo in un rocambolescamente in un albergo, dopo che siamo saliti su, sono già stanco adesso dalla strada. E niente, siamo entrati dentro, questa è la torta. Dì agli amici. 52 anni, proprio, vabbè, oggi. Niente, e mi sembra impossibile. In che senso? Benissimo, no? Ma la prima volta che lo faccio in un urbe. Nel senso, il meglio deve ancora venire, no? Sì, anzi, accendiamo anche la luce in più, magari, se proprio c'è poca luce. Certo, allora niente, cosa facciamo? Benissimo, devi esprimere, youtuber Mauri, senza dirlo a nessuno, deve esprimere un desiderio. Dopodiché spegnerà le candeline e dopodiché stapperemo a bottigliare lo spumante e dopodiché verrà un tizio, pensate voi, era difficilissimo per noi entrare qua perché oggi non è il proprietario assolutamente, è un tizio che si è messo a fare l'erba. Ma ormai è andato via, sapete perché è andato via? Perché sta venendo il temporale. Allora è andato via, si è messo a fare l'erba mentre noi dovevamo entrare a fare l'urbex. Ma adesso è andato via, c'è il temporale ed è scappato via. Scappato nel senso, non poteva tagliare l'erba durante il temporale. Però non sta piovendo, si sta mantenendo il tempo. È andata un po' così oggi. Benissimo Mauri, quindi esprimi un desiderio senza dirlo a nessuno. Io l'ho già espresso, il mio desiderio ce l'ho già. Ok, benissimo. A questo punto soffia sulle candeline. Uno, due, tre. Benissimo. Avete visto. E quindi, auguri. 52 anni. Auguri, battete le mani, un bel like, cari amici. Sì, adesso arriva quello che stava facendo l'erba, c'è le legna. Benissimo. Ma fa niente, Mauri, la vita. Dobbiamo aprire la bottiglia, aspettiamo. Benissimo, adesso la prima bottiglia, se vuoi te la apro, e però la devi stappare tu. Non faremo nessun danno perché mica spaccheremo, mica verrà giù. L'Hotel Pianbello hanno brindato, hanno fatto venire giù l'hotel. Dai, mica sarà così. Allora, le modalità sono sempre, mi raccomando. Scusate, mi sposto qui, perché farlo, le gambe sono in terra. Mai farlo puntare verso qualche persona, bisogna togliere la sicura. Questa è la prima parte. Poi, no, però vieni giù qua, che ti devo vedere, Mauro. Attenti, mai darlo agli occhi verso qualcuno, devi stapparlo bello forte. Anzi, vuoi che faccio una pressione? Wow, cari amici. E adesso riempiamo i bicchieri. Che casino che abbiamo fatto, mamma mia. Ma qua è vero. Era così pulito qua anche. Bene, appoggiamo la bottiglia a fare campo, oppure bene, mettiamola, teniamola qua senza la marca vista, però che benissimo Mauri. Allora, auguri al youtuber Mauri, capitano Barbadura. La salute. Per altri questi 100 anni, per altri 100 anni di urbex. Vai fuori campo, Mauri, io l'avevo posizionato. Scusate, ormai di gambe non ce la faccio proprio più a stare seduto. L'avevo posizionato per alla salute. E naturalmente le nostre posizioni delle videocamere sono messe in un certo modo, perché ovviamente dovevamo sistemare in un bagno, perché era il locale migliore dove poter filmare. Proprio dovuto a queste mattonelle fantastiche tra l'azzurro e il blu. Un altro goccettino. Abbiamo avuto, ma tanto non bevo tanto. Ma poco perché? Abbiamo avuto questa grande opportunità di fare, mentre
praticamente c'era dopo il temporale, quindi il timore ha fatto togliere il signore che stava facendo l'erba. Magari riposiziona la telecamera se stai più in alto, Mauri. Non fare troppo. La metto un po' più in su, così sono, sono più sicuro che ci sei. E poi anche, scusate, per amici, dolore, anche questa videocamera qua. Ma sta registrando? Sì, sì. Sta registrando, altro che la riposiziono in maniera. E spero di venire anch'io poi dentro. Oh, speriamo bene, non so. Allora adesso il buon Mauri deve tagliare la torta a questo punto. Coltellino. 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 Una bella torta. Ma Mauri, hai fatto credere meglio, cavolo. Il problema è che è troppo molle perché questa torta qui no. Doveva essere in frigo, però se abbiamo fatto un po' troppa strada e aspetta, va. E si è messa un po' ramollita, mamma. No. Perché infatti questa qui... Guarda come viene. Perfetto. Bene. Allora c'è sotto il cartoncino. Ah, ecco. Ecco, perché Mauri beccava il cartoncino nel taglio. Se si becca il cartoncino, la torta si sposta e non si apre bene. Benissimo. Perfetto. Io aspetto Gennaro. Se lo vuole, ma vuoi. Devo prendere la fetta che si taglia. È un po' molle, ma comunque c'è. Dai, prendi quello che vuoi, di tanto bene o male. No, perché volevo prendere una fetta. Scusate, eh. Volevo... Tu hai una fetta troppo grossa. Prendere una fetta che fosse bella da mostrare. Guardate che bella torta, eh? L'abbiamo comprata stamattina. Bene. Auguri di nuovo. Auguri Mauri. Grazie. 52 anni, io avevo detto a Mauri, buon in dignità, però addirittura ha preso le candeline del buon Mauri. No, con i numeri a questo punto. L'età la dico sempre. Non si poteva quindi nascondere. L'età la dico sempre, quindi. Non ha dopo senso. Dicevi sì. Ho detto che l'età la dico sempre. Sì, okay, ma non ha senso. Però a volte non si dice, sai. L'età, l'età. Gli anni passano e purtroppo non vecchiamo. Quando mai? No, va, la vecchiaia non esiste. E lo dimostra il fatto che siamo riusciti a venire a piedi da Ganna a Boarezzo. L'hotel Piambello è a Boarezzo. Si dà il caso che una volta passava un pullman, un pulmino piccolino perché la strada è stretta, però asfaltata, passava un pulmino per andare al paese sopra che si chiama Marzio. Adesso questo pulmino non passa più. E quindi bisogna venire per forza a piedi se non si ha l'auto. Siamo venuti da Ganna, che sta sotto in Val Ganna, provincia di Varese. Siamo venuti a piedi fino a Barezzo, all'hotel Piambello. Quindi siamo come ragazzini, in definitiva. Beh, io spero che questo video vi piaccia. Alla salute, sempre, ha preso il finotto perché è troppo vino. Un attimo. Vabbè, dicono sempre di farlo passare, ma sappiate, bevo pochissimo. Ma voglio dire, anche io, al vino che avanza come facciamo? Lo doniamo a chi ci segue. Lo doniamo a chi ci segue. Simbolicamente. A chi ci segue. Beh, ma no, il vino che avanza, Mauri, lo tappi di nuovo. Stiamo attenti, ce lo portiamo di nuovo giù. Mamma. Comunque io dopo mi lavo e pulisco col... Molto buono, è una santa onore. Mauri, dovevi chiudere bene il tappo. Stavo facendo cosa del finocchio. Io mi ricordo una cosa di questa scena. Diceva un mio collega di lavoro che se la beveva sempre perché dicevo che non chiudevo bene i tappi. E diceva, immensa, 5 anni fa lavorava in una ditta, i rubinetti, e mi diceva, ma
Tutte le volte che prendo la bottiglia tu intanto non lo muovo, lo fai apposta. Ma non lo faccio apposta, io sono proprio così. E difatti dopo... Tappo, non devi avvisare, ma lui mica ci credeva. Taglio un sacco di torta. Mi sa che oggi il diabete va a 1000. No, è che dipende... Siamo attenti a non esagerare. Dipende... Ma sto esagerando. Amici, sto esagerando, no? Comunque, devo dire... No, il punto è che con la strada che abbiamo fatto ci è venuta la fame. Sì. Beh, è normale. Vabbè. Comunque devo dire una cosa, che è la prima volta che faccio un compleanno in un urbe. E ci siamo riusciti con una difficoltà estrema, cari amici. Qual è la difficoltà estrema? La difficoltà è stata che evidentemente, sapete, negli urbex comunque la terra, l'erba, ecco. L'erba, no, il terreno, la terra, il terreno, attorno agli urbex. Per legge, comunque, anche una casa abbandonata va tagliata l'erba attorno. Sai perché, Mauri? Perché c'è la legge che prescrive che se la casa è proprio all'abbandono, quindi anche con l'erba non tagliata, può essere data in affitto a un prezzo modico a qualcuno che ci fa qualcosa. Allora i proprietari, prima cosa che ci badano, è tagliare l'erba. Perché? Perché se no potrebbe essere data a qualcun altro il terreno, la struttura, anzi, tutto. E così si mettono a tagliare l'erba e mandano qualcuno che non è di solito il proprietario, quasi mai. Noi abbiamo, non abbiamo beccato. Abbiamo avuto la fortuna di vedere prima di entrare un signore che ci ha preceduto ed è andato a tagliare l'erba. Però questo signore l'ha beccato il temporale nel senso buono. La moglie l'ha chiamato, maritino, e dai, vai. Quindi è rimasto, purtroppo, era terribile, perché questo signore è rimasto, quanto? Mezz'ora, quanto è rimasto? Anche di più, forse un'ora. Dammi un'ora, dai, un'ora di lavoro, dai, diamogli, 5 euro. Un'ora di lavoro se l'è fatto a tagliare l'erba. Poi la moglie l'ha chiamato perché veniva il temporale, che poi non si è scatenato, comunque abbiamo giambelli. Quindi, cari amici, per un'ora siamo stati lì a indugiare. E meno male siamo entrati... Oh, amen. Beh, devo dire una cosa, che adesso io, vabbè, ho finito. Sono a posto, nel senso che... Devo, guardate che mani, dovrò poi maneggiare la videocamera, figuriamoci. Comunque niente, io abbiamo simbolicamente festeggiato il compleanno con voi e in questo tempo non è dei migliori, vabbè. Comunque spero che questo, siccome molti, alcuni si lamentano, si sente rumore? Ma tanto, allora... Se ci becca anche il signore che fa l'erba, state tranquilli che al massimo ci dice cosa ci fate qui. Ma noi lo salutiamo. Allora, niente, stavo dicendo che praticamente alcune persone ci dicono che i nostri uomini sono un po' poveri, un po' così, ma noi ci mettiamo la nostra buona volontà. Non sono uomini di quelli che vogliono... Poveri d'arte sicuramente no. Siamo ricchi d'arte. Più che altro problemi di effetti speciali. Ognuno si deve abituare a quello che propone il canale, non è che noi non... Purtroppo... Anco anch'io cerco di prendermi... Purtroppo... un sedile. A me è tutto sozzo. E stavo dicendo... Che... Sì, sì. Sì, continua Mauri. Molto probabilmente... Forse sarà da rivedere qualcosa, ma si vedrà in più avanti. Adesso apprezzate la buona volontà e le idee. Poi vabbè, non è il parere di tutti, è solo di alcuni. Noi lo rispettiamo quel parere,
perché è giusto fare autocritica, però nello stesso tempo uno deve anche vedere dove può rimediare e vedere dove invece deve assolutamente tenere le cose come stanno. Per il momento noi abbiamo fatto queste cose che meno si ube, sono ube più che altro sorpresa, senza troppi frontoli, ecco, diciamo. Quindi se fosse brutta, guarda che se si muove per terra, e quindi stai facendo troppo casino. Ma tanto sarà andato via il signore lì. Ah, ecco, a quanto pare, a quando sono fatto una ricognizione dalla finestra, c'è un balconcino. A quanto pare l'Ulbers è tutto nostro, Mauri. L'unica cosa che ci può fregare è il tempo, non il tempo meteo, perché che il tempo sono, si ah, tiene. Guarda che non so più che ore sono perché si è spento il cellulare perché ha finito la batteria. Poi io, Mauri. Vado a prendere il faccio. Allora, cari amici, se si vede lì, poi faremo vedere. L'Urbex è tutto nostro perché timore di un temporale sono andati tutti via, quelli che potevano. E da favola siamo qua. Quindi continuiamo, vi faremo vedere possibilmente qualcosa di megagalattico, per quanto possibile. Abbiamo fatto dei chilometri per venire qua, però potevamo fermarci a degli urbex più vicino, c'erano dei posti più vicino, però noi come al solito vogliamo dare il meglio, il massimo, però d'altronde se uno deve venire con l'auto, tant'è, viene con l'auto. Se uno da Ganna, che sta giù in valle, deve venire, siamo a quasi 800 metri sul livello del mare. Adesso Germini voleva venire qui a tutti i costi, e siamo a 800 metri. Voleva venire qui tutti i costi, allora siamo dovuti venire qui. Quindi è stata una faticata venire fino a qua. Infatti mi sento già stanco adesso, comunque. Però Mauri, allora il punto qual è? Adesso abbiamo le due videocamere attivate, a questo punto con le due videocamere ci mettiamo ognuno a filmare un po'. Noi non l'abbiamo ancora girato perché c'era il tizio che puliva, quindi invece facciamo senza staccare, facciamo un mini video, facciamo vedere la tavolata che abbiamo fatto qua, chiamiamola tavolata di compleanno. Augurissimi al Mauri. Grazie. Youtuber Mauri, capitano Barbadura, che compie 52 anni. In realtà, appunto, domani, oggi è il 5 luglio domani, 2018. Prima. Li compie il 6 luglio 2018. Solo che dovete sapere cosa c'è domani. C'è sciopero. Lo sciopero dei treni. Ma quando mai? Allora, lo sciopero dei treni, cosa facevamo, che cosa? Benissimo, abbiamo detto tutto. Siamo a Boarezzo, all'hotel Piambello di Boarezzo, Val d'Anna, provincia di Varese. Allora, come filmiamo? Non so. Beh, ognuno prende la sua o andiamo in giro a filmare? Sì, prende la sua, passa la voce un po' perché passiamo vicino. Ma no, quelli sono scappati via per il temporale. Quindi non abbiamo nessuno che ci ascolta. Allora, ogni stanza che facciamo in questa ricognizione, perché guardate, allora, noi abbiamo visto l'hotel Piambello su YouTube, tanti video, però dovete sapere, la prima volta in assoluto che ci entriamo. Io la zona la conosco, la zona, ma non l'hotel Piambello. Allora, adesso faremo una ricognizione tutti insieme con le videocamere, senza conoscere l'albergo. Magari la torta la facciamo vedere la torta, prendiamo gli zaini, la torta la lasciamo un attimo qua, la prendiamo dopo, okay. E facciamo una mini ricognizione fin dove possiamo arrivare, poi dopo riprendiamo con dei vari spezzoni video, però io direi finché viene fuori una diretta facciamo questa mezz'oretta di diretta, non troppa perché poi sono
tanti giga. Io sono su un, cos'è, vasino da notte qua. Cosa vuoi essere? Se riesco a alzarmi. Sai qual è il problema? Ti spinge di scaricare le batterie. Però va ancora, no? Sta andando, ma... Allora, no, cari amici, questo è il nostro fardello, no, non va, non del compleanno, e quindi bellissimo compleanno. Bene, Mauri. Sì, ciao. Continuiamo. Bene, prendi la videocamera e, cari amici, continuiamo l'Urbex all'Hotel Piambello al 5 luglio 2018. È un bellissimo giovedì, Gennaro Giannini e youtuber Mauri, capitano Barbadura. Bellissimo. Sì, siamo qui, siamo molto attenti, perché siamo entrati in maniera un po' rocambolesca. No, ma siamo, va benone. Siamo molto attenti perché... No, ci sono varie voci. Se c'è movimento in paese, ma va bene, okay, va bene. Se, allora, praticamente, prima è passato quello che tagliava l'erba. Poi è passato uno, deve essere il taglialegna. Beh, Mauri, sono le persone che lavorano in paese. Ma bene, benissimo. È ciò che rimane un po' del Piambello. Qua poi, vedete, qui abbiamo tutto il davanzale con ciò che è l'esterno che dà sul prato. Bene, Mauri, ma continuiamo con allegria. Prima vedrete sul video con Mauri al Piambello. Prima abbiamo sbagliato piano, abbiamo preso un bagno per un altro, temevamo di non trovare più torta spumante. Incredibile, come o ce l'aveva fregato il muratore o i fantasmi. Invece avevamo sbagliato piano, cose che capitano. Benissimo, cari amici, quindi ci addentriamo nel nostro, tra virgolette, bellissimo hotel e continuiamo mano a mano. Quindi, di sopra o di sotto dobbiamo fare? Di sopra, credo. Sì, di sopra. Ah, di sopra, bene. Sì. Poi mano a mano magari faremo di sotto se riusciremo. Benissimo, quindi continuiamo. Quella è la casa dei muratori, che ristrutturavano qua. E abbiamo anche un bellissimo, praticamente c'è un ponticello che porta verso la casa dei muratori. Ed ecco la casa dei muratori, col ponticello. E noi continuiamo per le varie stanze. Allora di sopra, ecco, noi ci siamo confusi quando siamo scesi. Vedete, cari amici, tutto l'hotel, ciò che rimane. Ci eravamo confusi per altre stanze, comunque tipo questa. Bene, Mauri, continuiamo. Andiamo sopra, andiamo pure sopra. Io facevo vedere. Ci siamo confusi con le stanze, ecco. Siamo andati proprio di qua. Di qua c'è una parte uguale a quella che abbiamo visitato prima. Ma andiamo di sopra, tanto è uguale a quella di prima. Questa è sempre la casa. Guardate quelle vecchie finestre, cari amici. Bellissima. È una casa bellissima. Salite con noi. Ah, ma qua è ancora più sopra, Mauri. Facciamo vedere allora. Vabbè. Ma... ce la facciamo? Allora mostro un pochino io. Vedete, cari amici, questo è sopra l'Hotel Piambello. Sottotetto. Ufficio. Questa era la parte degli uffici, Mauro. Dobbiamo scendere. Qua ci sono gli uffici. Ok, scendiamo. Qua c'è un bellissimo... Qua sempre i bagni. Guardate che belli i bagni. Sì, Mauro. I bagni sono tutti gemelli, sono tutti assolutamente uguali, i bagni. Tutto l'hotel aveva il bagno uguale. 70 camere, questo è
ciò che la vista dovrebbe essere. Perché stavano ristrutturando, ma ho visto ben poco di ristrutturazione, Mauri. Hanno fatto ben poco. Ah, il solaio. C'è la parte del solaio. Bene. Sì, degli uffici. Porti tu la videocamera così? Sì, sì, sì. Io magari continuo a presentare. Quindi, cari amici, è veramente troppo bello, mica tanto per dire, perché è fantastico questo posto. Allora, forse, è di qua che dobbiamo andare, sì. Ci sono varie stanze. Allora, prima noi eravamo in quelle che erano... Attenzione qua, Mauro, che io stavo scivolando. Ci sono dei gradini... hanno fatto dei gradini veramente strani. Faccio vedere. Hanno fatto dei gradini veramente strani. Uno più corto, uno più lungo, si capisce niente. Questa è la casa dei muratori, che al momento non ci sono. Ecco. Non riesco, un quadro, stavo facendo l'inquadratura con una... sì, praticamente c'è ancora, questa è la mola per praticamente stendere i vestiti. Allora, praticamente la biancheria dell'hotel, immaginate 70 stanze, e stai, si vede, Mauro? Sì, sì, sì. 70 stanze, e per lavorare la biancheria chiaramente si faceva anche stendere qua per togliere l'umido della biancheria, per togliere l'umido della biancheria, e così si asciugava prima. Mm-hmm. Per 70 stanze d'albergo vuol dire molto. Benissimo, continuiamo. Da che parte? Di qua? Sì. Sì, penso di sì. Allora, c'è una cosa da dire di questo albergo. Purtroppo ha i corridoi un pochino stretti. Devo dire la verità, a volte corridoi un pochino stretti non è che sempre andavano. Ti chiedi giù? Qua? Il cudio di vedermi la porta. Un'altra stanza. E fammi vedere con questo mattino floreale da lì, perché è troppo bello. Qua allora studiamo un po'. Ci sono delle cose artistiche che ci tengo tantissimo. Allora, dovete sapere, cari amici, questo albergo, per il rilancio dell'albergo negli anni 60, aperto dicono nel 1920, quindi dopo la prima guerra mondiale, per il rilancio turistico avevano ideato dei motivi floreali da applicare sui muri delle stanze. Quindi abbiamo dei motivi floreali sui muri delle stanze. Fai vedere bene, Mauri. Dov'è il tuo borso? Non so qual è. Ah, sì. Va bene, fai vedere i motivi floreali. No, allora continuiamo tra poco. Che bene. Cari amici, borsa recuperata e la fantastica stanza con i motivi affrescati. Negli anni 60, per il rilancio dell'albergo, hanno affrescato le stanze, proprio i muri con le stanze, in questi motivi bellissimi. L'albergo Piombello di Boarezzo, Verganna, provincia di Varese, è particolare per questo. Già da questi disegni potete riconoscere che è assolutamente l'albergo Piombello. Continuiamo. Fammi vedere pure di qua. Si continua per un po' distrutto, ma... La stanza bella, eh? A me piacciono queste vecchie finestre. Ecco, Mauri, ma riprendimi mentre vado fuori.
Cari amici, va bene pure lì. Cari amici, siamo nella bellissima Val Ganna. Buarezzo in Val Ganna, questa è tutta la Val Ganna. No, ma stiamo tranquilli, cari amici. E continuiamo, cari amici. E continuiamo. Qua c'è la parte. Ah, la parte dei bagni. La parte dei bagni. Allora. Bagni pubblici. Accendi pure. Metti la torcia per. Anzi, la devo tenere io. Sì, allora, cari amici. Facciamo un po' tutto così. Chiaramente, dove non c'erano le suite, cioè le camere normali, avevano il bagno in comune. E qui abbiamo ciò che rimane del bagno. Evidentemente non c'è nulla, ma sicuramente era un bagno. Sì, questo era un bagno. Sì, sì, un bagno in comune. Andiamo anche di là. Vediamo questo bagno anche di qua. E anche qua non c'è nulla. Ah, però la prova che è un bagno. Sì, sì, sì. La prova che è un bagno. È un bagno quindi comune. Un bagno, evidentemente un bagno comune. Qui ci sono gli attacchi dei lavelli. E beh, per forza. Molto bello. Andiamo, andiamo. Ma che bello, ma che disegni che erano lì? Qua riprendo magari le scale. Cari amici, qui abbiamo le scale. Allora, le scale sono praticamente non a chiocciola totale, metà a chiocciola, metà poi scendeva sul corridoio, quindi metà chiocciola e metà al corridoio, e ancora con i corrimani originali. E qui abbiamo un frigo bar. Allora, la particolarità di questo frigo bar è che viene in pratica tutte le sostanze che ti venivano tenute, cioè praticamente evidentemente spumante, quello che potesse servire per i signori che vengono qui all'albergo, veniva tenuto dentro la lana. Cioè la lana in questo caso non serviva per mantenere il caldo, ma serviva per mantenere il freddo. Mauri? Infatti l'ho visto una volta com'era. Siamo a buon punto. Ma lì ci sono altre case. E lì vedete le stanze che avevano i bagni in comune, poi avevano il bidet. Il bidet. Bene Mauri, si continua. Cosa ti sembra? Come ti sembra? Molto. Magari mettiamoci qua. No, la metto qua. Però dobbiamo metterla un po' su così. Così ci riprendiamo, bene. Senti come bagno di cane. Qualcuno si è accorto di noi. Non tutti però, questo è importante. Come? Non tutti si sono accorti di noi, ma il cane sì, ma nessuno ci pensa che sia per noi che abbaglia il cane. Quindi Mauri, come ti sembra? Che interessante, quindi. Noi siamo venuti qui dopo molti altri urbanizzi importanti, ma. Ma l'hotel Piambello ci stava. Ci stava proprio, ci mancava. Allora, dovete sapere, questo nasce come urbex anni fa, poi i muratori lo vogliono ristrutturare, quindi per un periodo non ha più fatto urbex. E adesso invece siamo riusciti a visitarlo. Sì, perché bene. Poi... Intanto ci guardiamo... Questo è tanto... Allora è vero Mauri, psicologicamente sono 70 stanze di hotel. E psicologicamente è un pochino tremenda perché è una moltitudine di stanze. Allora uno si guarda intorno per dire, ma nel tanto, siccome è un luogo così, certo. Psicologicamente un po' prende. E comunque bene, continuiamo. Io volevo rifar vedere proprio la parte
delle scale, bella tutta, ben motivi. E poi ci sono dei motivi affrescati anche nella parte delle scale. Vedete, cari amici, così, così, questo, magari anche vederlo da più vicino, dei motivi affrescati anche nella parte delle scale. Ed ecco, vedete, che bello, eh? Mauri, sempre meglio, eh? Bello, bello. Vicino alla testa, se lo guardare qua sotto, un bel piatto, eh? Guarda, hai visto? Sì, ma delle scale, vedi, da una parte ci sono i corridoi, da una parte la scala chiocciola. Una scala a chiocciola tagliata, insomma, a metà, ecco. Sì, sì. Bene, bene, continuiamo allora. Continuiamo l'esplorazione, cari amici. Molto suspense, molto... Non è facile, ma occorre, vero? Quanti minuti ci sono ancora sulla videocamera? Sono ancora 1:36. Ah, ok, poi riprendiamo con l'altro... Benissimo, continuiamo. Ah, anche qui, motivi floreali. Ecco, come dicevamo, umide, no, umide, vari motivi floreali, molto integranti. Bello, ti piace assai. Ma dopo farò vedere anche dove c'è un motivo floreale di una donna. Bene, facciamo un pezzettino. Sì, vabbè, dai. Poi prendo l'altra videocamera. Ah, anche. Riprendi così che... Sì. Guardate che bei motivi floreali, cari amici. Andiamo. Beh, ma... qua c'è una zona dove... Quel cazzo di cane lì. Diverte. Che rottura di palle col cane. Vediamo di arrivare fino al panorama. Lascio qua. Allora, cari amici, la Valganna, bellissima Valganna, qui all'hotel Piambello. Mauri. Stavo per riprendendo qui. Benissimo, la Valganna. E cari amici, la Valganna. E cari amici, ti tenevo a presentare la stanza della cosiddetta finora. Oltre al motivo affrescato abbiamo anche un volto di donna. E da lì, Mauro, così si deve tutto. Prendi con me, col volto di donna, con tutto, tutto. Perché è bello far vedere le cose di classe di questo albergo. Io ci tengo e ci voleva, è vero? Ok. Le cose belle vanno mostrate, sì, è arte. Vuoi anche tu fare una bella Polaroid? Benissimo, sperando che ci porta bene, Mauri? Sì, dai, la signora ci porterà bene. Benissimo, cari amici. Sempre, sì. Sempre qua dalla Valganna, che bella. Arrivederci, caro hotel Piambello. Benissimo,
Siamo arrivati alla fine di questa nostra giornata Urbex all'Hotel Piambello di Boarezzo e niente, oggi 5 luglio del 2018 abbiamo... Eccomi cari amici, una spacchinata, una fatica. Qui davanti al Monumento ai Caduti. E qui siamo, vieni pure qua Mauri, facciamo vedere insieme al monumento, qui dove prima, così non sei davanti al monumento. Monumento dei caduti di Boarezzo, Valganna, in provincia di Varese. Monumento ai caduti, bellissimo urbex all'Hotel Piambello. È riuscito in tutto e per tutto. E allora, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Ecco. È stato difficile perché abbiamo beccato chi faceva l'erba, chi faceva la legna e di tutto e di più ce l'abbiamo assolutamente fatta. Abbiamo due videocamere che ci riprendono, quindi ce l'abbiamo fatta. Fatta, ok. E mettete un like se volete, perché è stata difficile. E niente, ci vediamo. È stato difficile e ci vediamo quanto prima. Iscrivetevi e mettete un like. Ok, ciao a tutti. Finita la tua... È finita, ciao la cari batteria. Amici. E infatti il 5 luglio 2018 lago di Girla, lago di Ganna, scendendo dall'Hotel Piambello. Osteria che avventure! È incredibile, è troppo bello, lago di Girla, lago di Ganna, scendendo dall'Hotel Piambello, Boarezzo, Valganna, provincia di Varese. Mauri! Sì. Molto bello, questa è una bella vista, mi piace, è una bella vista, sì. Perché di qua poi si vede anche effettivamente meno. Poi giù di qui noi qua Mauro, noi lì. Scendiamo da questa strada qua che poi andiamo giù al paese per prendere Puma giù, sì, andiamo a Ganna e torniamo verso Varese. Attenzione, e poi Milano. Macchina, spostati. Benissimo, ciao a tutti. Thank you.